Come sapete, c'è un appuntamento settimanale. Sentite già il soffio? L'appuntamento con l'arte. È stata ritrovata questa grotta, la Grotta Rossa dell'Arte, vicino dell'Arte, proprio accanto a casa mia, vicino, vicinissimo. E ogni settimana noi sentiamo questi soffi, questi venti, i venti dell'arte che ci portano degli artisti, a volte dei batteristi, dei cantanti, tal'altre volte ci ha portato dei cantanti di blues. Vediamo oggi, questa sera, cosa ci porterà il vento dell'arte. Avanti! Bellissima ragazza. Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Ma mi scusi, posso fare una domanda? Prego, mi dica. Sono un po' affaticata, mi potrei sedere? Certo, come no. Immagino, perché poi uno non capisce bene in questa grotta quant'è. È molto lunga la grotta? Sì, è lunghissima. E quindi lei è affaticata perché sono giorni e giorni che cammina dentro la grotta? Sì, però non pensavo di sbucare qui, infatti sono abbastanza scioccata. No, perché la cosa che ancora non mi è chiara di questa grotta è il vento, cioè il vento che vi spinge verso casa mia? Esatto. Ah, ecco, ho capito. Questa è una casa? Sì, e questa è Casa Marcello Knight. È stupenda, è alquanto bizzarra. Grazie. Le volevo chiedere, innanzitutto, come si chiama? Io mi chiamo Madlena Chizzimana. Madlena Chizzimana, sì. Ma cosa hai in mano? Io ho un libro, perché quindi mi piace molto leggere, ma anche scrivere. Si evince quindi che lei, come vedo dal sottopancia, che lei è una scrittrice. Sì. Quindi si aggiunge a tutti gli artisti che sono usciti dalla nostra grotta. Esatto. Una domanda al di fuori dell'arte, ma cosa si mangia dentro la grotta? Allora, ognuno può scegliere il proprio cibo. Ma c'è il menù? Sì, certo. È 5 stelle, a me piace tanto mangiare le piume del boa di Marilyn Monroe. No, aspetta un attimo. Cioè, e rilascia lì. Ti posso dare del tu? Va bene. Quindi lei mi sta dicendo che mangia le piume di... Sì. Sono digeribili e fanno bene. E fanno bene, fanno bene, va bene. Chi c'è? Chi ha fatto amicizie giù? Sì, allora, io da donna, insomma, mi piace molto il bon ton e quindi ho fatto subito amicizia con Jackie O, Jacqueline Onassi, no? No, aspetta, io ho sempre questa impressione che mi stanno prendendo in giro. No. Cioè, Jacqueline Onassi è morta! No, è lì. Hanno fatto tutta una specie di un complotto, ma sta nella grotta del... Ma che c'è un cimitero nella grotta? No! No! Perché no, nel morta. Senso mi pare... Ma c'è, quindi c'è l'anima dell'Onassis? Sì, c'è l'anima, c'è anche un po' di corpo, c'è un po' di tutto. Un po' di tutto, un po' sì, di... Sì, sì. Vabbè, torniamo a lei. Quindi lei è una scrittrice, questo che ha in mano è, penso sia una sua opera. Sì, è il mio primo libro. Dal titolo? Si chiama Mi manchi tan. Mi scusi, Madrena, lo vogliamo far vedere alla telecamera? Ecco, mi manchi tan. Mi manchi tan, tan che cos'è? Tanto, mi manchi tanto? No, potrebbe sembrare, ma tan è il diminutivo di Tancredi, il protagonista. I protagonisti sono Tancredi e? Federica. Ma che cos'è, una storia d'amore? Sì, è una storia d'amore, dove c'è un amore un po' particolare, diciamo. Un amore che invece che generare indipendenza, genera dipendenza. Lei pensa che l'amore sempre solitamente può generare dipendenza? Però no. No? No, se è vissuto in maniera sana, assolutamente no. Questa è la storia di un amore, di un amore insano, quindi? Sì, abbastanza. Ci sono vari colpi di scena in questo libro? Sì, ci sono dei colpi di scena che poi tra l'altro sono le tematiche che si trattano ultimamente anche tra gli adolescenti, come può essere un disturbo alimentare oppure un aborto, ok? Mi scusi, in che zona d'Italia si è ambientato? È ambientato nella Roma Bene, quindi Parioli, Prati, Collina Fleming, tutta la Roma, diciamo, molto locata. Sì, la Roma Bene che conosciamo. Sì. Ed è una storia, ma io non voglio svelare il finale ovviamente, credo avvincente comunque. Chi si rivolge secondo lei? Si può rivolgere sia agli adolescenti, perché comunque è targato 14+,
E anche ai genitori di questi adolescenti, perché potrebbe essere magari anche in maniera didascalica un aiuto oppure un suggerimento ad alcuni comportamenti che potrebbero avere i loro figli e ancora non l'hanno capito. Come si chiama la protagonista femminile? Federica. Federica, l'ha ispirata, ispirata a lei? No, credo. No, non sono ispirata, no, non è ispirata a me. Diciamo che quando ero, cioè, nel 2013 avevo un centro estetico e ascoltavo queste ragazzine molto giovani che raccontavano appunto le storie che ho narrato e io ero scioccata Perché ci sono completamente. storie, ma bisogna anche storie hard, con un risvolto hard all'interno del libro? Beh sì, c'è molto sesso vissuto in maniera come lo può vivere un adolescente, quindi non con il rispetto che magari potrebbe dargli un adulto, capito? Ma io sono veramente incuriosito. Sì, Io spero che lei me lo possa lasciare così, io, assolutamente. perché mi piacerebbe anche Trabucco, penso, come ha sentito parlare di hard, si è subito un po'. Mi sono rizzati i capelli, I l'unica cosa possibile. capelli. Non voglio, le ripeto, non voglio sapere la. Però io credo che potrebbe essere anche, come diceva lei, un libro educativo, no? Per capire quello che sta succedendo. Secondo lei questa storia è attuale? Cioè sta succedendo quello che le scrive anche oggi? Queste Sì, sta succedendo, storie assolutamente. marce esistono anche oggi? Sì, cioè, succedono sempre. E soprattutto nelle grandi città, dove ci sono i quartieri altolocati, perché ad esempio, che ne so, a Cinisello Balsamo non credo che possa succedere una A cosa Rho del genere. neanche, A Rho, neanche, neanche non a Rho, so dov'è, però vicino no. Milano. No, ok. Cioè, magari nelle grandi metropoli, questo sì, Questo perché? perché c'è Perché tanta noia. tanta solitudine forse. Solitudine, noia e incapacità proprio di elaborare i grandi sentimenti, e magari per via della ricchezza, per via appunto un bambino c'ha tutto, un ragazzino c'ha tutto e Quindi non ha quindi. stimoli, non ha obiettivi. Mi scusi, ma questo libro dove sta? Dove si può trovare? Allora, su tutte le piattaforme online che vendono libri, Feltrinelli, Mondadori, anche su Amazon. Quindi cartaceo o solo online? Cartaceo e anche ebook, Vedi. sì, ancora nelle librerie no, perché purtroppo non siamo riusciti a fare gli eventi che avrei voluto fare con. Per via del Covid, Sì, certo. esatto. Ma e poi in effetti nella grotta, no, è tutto difficile. Senta, a quanto, ha già venduto abbastanza? Sì, abbiamo venduto tanti libri, Tanti libri, sì, cioè dalla abbastanza. grotta lei ha venduto tanti, quanti? Si Certo, ho fatto collegava. anche le felpe, le magliette, così tipo come allo stadio. E a quanto siamo arrivati nella vendita? E quasi un migliaio, se non l'abbiamo superato. Direi cribbio! Dal 28 settembre. Dal 28 settembre un migliaio di copie, Sì. direi già un grande successo. Può far bacco. Direi può far bacco a questo punto. Ci manca massimo 5 per Mi vendere. scusi dell'eventuale volgarità, ma Sì. quanto costa scaricarlo questo libro? Costa in Online. cartaceo e costa Ci sono due prezzi 17,90 euro. diversi, Sì, giusto? ebook 4,90 euro. Quindi se tu lo scarichi attraverso internet lo paghi 4,90 euro, E sì, mentre invece se lo vuoi che arrivi a casa, paghi 17,90 euro, arriva a casa in 4-5 giorni. Certo. a me lo regala? Bene, io sono molto contento Però mi per. prendo la fidarmonica lì. No, no, quello mi Ah, serve. Si può vabbè. prendere il nostro È fagiano. perché c'è lo Lo sca scambio. ah, giù fa dello Eh scambio. sì. Le posso dare il fagiano se vuole. Vabbè, dai, fagiano, No, si chiama fagiano, non è un fagiano, si chiama fagiano. mi porto il fagiano. Allora, Madeleine, io la ringrazio tantissimo. Se possibile, io ho saputo che c'è Jack La Cayenne, lei conferma? Certo. È vero che c'è Jack La Cayenne, balla sempre. Balla, balla, balla tutto il giorno, non ce la facciamo più. E allora mi faccia la cortesia, se gli può dire, quando può, di venire a trovarci, Va perché noi bene. lo aspettiamo a braccia aperte. Le Assolutamente. auguro un in bocca al lupo per questo libro. Spero che ce ne Crepi. sia un altro, un seguito. Sì, ha già, sto scrivendo un libro per bambini, penso che sarà pronto a fine novembre. L'età è 7-13 anni ed è un libro illustrato tutto in rima, è Ma meraviglioso. con una casa editrice importante? Con una casa editrice importante, Lad Majora. Ah, come lo conosco Sì, e benissimo. hanno fatto una sezione for children.
Benissimo. E quindi, insomma, non vediamo l'ora. Io sono il primo loro libro di bambini. E quindi ritornerà a presentarcelo. Se mi vuole. Ma come no, scherzo. Sentiamo ancora il vento che sta ripartendo, che richiama la nostra scrittrice Madeleine. Io questo non lo prendo però. Ma che si prende il fagiolo? Ovvio, mi sembra. Mi lascia il libro però. Il libro. Okay. Il libro è suo, il fagiano è mio. Va bene, si prende il fagiano. Io non lo so come faremo comunque senza fagiano. Allora, buon viaggio. Grazie, grazie a tutti quanti gli spettatori di Marcello Marcello Night. La credo che abbia bisogno. Contenta. Grazie, anche io tantissimo. Credo la luce. La pila. Assolutamente, anche la questa. Famosa pila di casa Marcello Night che tutti ce la chiedono. Arrivederci, buon viaggio. Ah, mi chiedono questa? Sì. Allora mi prendo pure questa. Arrivederci a Madeleine. Veramente un personaggio molto 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 forte. Sicuramente il suo libro andrà benissimo. Vi consiglio di leggerlo.